La prima arma a nostra disposizione, un'autentica stangata alla perpetuazione dello sfidante all'interno del nostro campo di consapevolezza. Pur essendo la più accessibile dal punto di vista della comprensione mentale dei suoi indiscutibili benefici, è già essa stessa l'elemento che causa la resa del 98% dei presunti aspiranti alla costruzione di una vita migliore per se stessi. Naturalmente, è lo sfidante che si arrende a se stesso, è la nostra consapevolezza che si identifica nella resa, perché lo sfidante sa bene quanto quest'arma gli sia nociva. Ma di fatto, quello che succede è che l'essere umano evita da subito di brandire quest'arma e finisce addirittura, in certi casi, per rivoltarglisi contro. E se l'essere umano non brandisce quest'arma, non avrà accesso nemmeno alle successive, perché le altre armi richiedono una padronanza di un certo livello di questo primo stato interiore per poter liberare nel tempo i loro benefici in maniera esponenziale. Di che cosa parliamo? Dello stato d'animo interiore, della disciplina. La disciplina è una parola pericolosa. Molti associano la disciplina, infatti, ad un regime coatto, obbligato, ad una forzatura interiore, quando invece la disciplina non ha nulla a che vedere con tutto questo. La disciplina che intendiamo qui è un modo di essere e di agire fondato su tre elementi base. Decidere consapevolmente le proprie azioni. Agire senza aspettative. Accogliere in serenità qualsiasi risultato. In generale, gli esseri umani fanno esattamente il contrario, decidono le loro azioni in conseguenza di qualche cosa, agiscono con ogni sorta di aspettative nei riguardi di se stessi e degli altri esseri umani. E dato che il risultato delle loro azioni è molto, molto spesso differente da come se lo aspettavano, cioè un'altra aspettativa, non lo accolgono mai in serenità, ma con risentimento, rammarico e riluttanza. Naturalmente, ciascuno di questi comportamenti è una eredità indotta in loro da un dominio dello sfidante che si perpetua da millenni. La disciplina intesa invece come unione di questi tre elementi base genera invece un'onda energetica di emozioni positive ed entusiasmo, cioè correnti energetiche del tutto antitetiche a quelle di cui lo sfidante si alimenta. Inoltre, i tre elementi sono già di per se stessi singolarmente antitetici alla modalità generale con la quale viviamo la nostra vita, e questo insieme di fattori può quindi determinare, se la disciplina viene mantenuta nel tempo, il radicamento di uno stato interiore che impedisce allo sfidante di accedere con facilità alla nostra energia. Per Ma la chiave della disciplina ed il suo enorme valore aggiunto sta nella sua permanenza temporale. Una disciplina non è null'altro che un'illusione se non è mantenuta per tutto il tempo che gli occorre a radicarsi e dispiegarsi. Decidere consapevolmente le proprie azioni significa valutare la situazione di vita nella quale siamo e decidere quindi una o più azioni da compiere che tengano conto della migliore funzionalità energetica possibile ed accessibile a noi in quel momento. Cioè a dire,
decidere una direzione che punti diritta al nostro miglioramento delle condizioni di vita, ad un aumento del nostro benessere e della nostra vitalità, ad una crescita interiore e personale. In una vita condotta caoticamente dallo sfidante, non c'è mai il tempo di fermarsi a pensare davvero alla propria esistenza. Non c'è mai tempo di decidere consapevolmente azioni che ci portino benefici e buoni frutti. Agiamo credendo di compiere scelte responsabili e ponderate, mentre distruggiamo la nostra energia e la nostra vita con ogni sorta di abitudini nefaste ed attaccamenti emozionali camuffati da libere decisioni. Fumiamo 80 sigarette al giorno, mangiamo ben oltre le nostre necessità, beviamo costantemente litri di liquidi dannosi, trattiamo i nostri compagni esseri umani come oggetti, lavoriamo ore e ore solo per tossicodipendenza emozionale, senza fermarci un attimo a chiederci il perché di tutto questo. E chiamiamo questa cosa libertà personale. Agire senza aspettative significa impedire allo sfidante di generare spirali di depotenziamento basate su di un giudizio illusorio delle condizioni intorno alla nostra azione. Una volta che si è decisa un'azione, occorre agire senza considerare in alcun modo i giudizi e le supposizioni create dalla mente di superficie, perché questi giudizi e supposizioni non sono nostri, sono generati dallo sfidante al solo scopo di innescare spirali di depotenziamento e non hanno alcun fondamento reale. Non è affatto facile, ma solo perché non siamo abituati alla nostra maestosità. Se anche solo per una azione riuscissimo a fare ed erogare il nostro meglio, a prescindere da ogni aspettativa di guadagno e perdita, di approvazione o condanna, di applauso o disprezzo, potremmo stupirci della grande quantità di cose meravigliose che siamo in grado di creare. Accogliere in serenità qualsiasi risultato significa renderci conto di un qualcosa che è sempre stato e sempre sarà. Il risultato delle nostre azioni non rientra nel dominio delle decisioni di un essere umano. La libertà di un essere umano è nell'azione, cioè nell'espressione creativa dell'infinito in lui. I risultati sono di pertinenza di forze superiori. Risultati che possono giungere dopo molto tempo, risultati che possono essere totalmente diversi da quelli che volevamo. Ci sono sempre risultati che scaturiscono dalle nostre azioni, ma che cosa, quando, quanto e come è dominio e decisione dell'infinito.
Accettare in serenità questa verità e dunque manifestare la serenità nella nostra esistenza è intollerabile allo sfidante, perché la serenità è una delle nostre emanazioni naturali di esseri umani con la quale lo sfidante non può assolutamente alimentarsi. Lo sfidante cercherà di offuscare questa emanazione innestando pensieri di giudizio negativo, di condanna, di mancata accettazione sul risultato di un'azione per una non conformità davvero presuntuosa alle sue finte aspettative. Ma nonostante non siano altro che pensieri, cioè opinioni soggettive non necessariamente vere, ed oltretutto formulate e generate da una forza in contrapposizione al nostro campo di consapevolezza, noi potremmo finire per crederci, ed in tal modo si innescherà una nuova spirale di depotenziamento che avrà l'unico esito di portare nutrimento alle forze dello sfidante e deprivarci nuovamente di energie. Attraverso l'arma della disciplina, invece, verranno messe in moto ed alimentate in noi stessi forze in grado di sostenerci nel nostro incedere verso la vita che desideriamo e che meritiamo di vivere. E lo sfidante comincerà a perdere energia perché non sarà più lui a decidere costantemente al nostro posto azioni deprivanti. Non saranno più il suo giudizio e le sue finte aspettative a ricevere la nostra attenzione e la nostra fiducia. La nostra consapevolezza destata non crederà più ai suoi pensieri di giudizio negativo e di valutazione non obiettiva che tenterà di inserire nella nostra mente di superficie. E tutto questo libererà sempre più velocemente energia dalla trappola in cui lo sfidante l'ha ingabbiata a suo vantaggio, permettendoci di incedere con sempre maggiore efficacia e rapidità verso la vita maestosa che meritiamo di vivere. Ma qual è la differenza tra una azione disciplinata ed un'abitudine? Nient'altro che la consapevolezza. Un'abitudine trae origine da pensieri inconsapevoli e fuori controllo. L'azione disciplinata, invece, scaturisce da pensieri e decisioni consapevoli. Sebbene entrambe usino le stesse risorse a disposizione dell'essere umano, un'abitudine disperde energia per tossicodipendenza emozionale. Un'azione disciplinata la accresce. Ma quello che fa davvero la differenza è la consapevolezza. Se essa manca, l'azione diventa abitudine. Se essa viene alimentata, qualsiasi azione e qualsiasi abitudine diventano sorgente di potere. Tuttavia, è bene essere consapevoli fin da subito di un elemento molto importante. La disciplina è illusoria e non ci darà nessuno dei suoi frutti meravigliosi se non è mantenuta nel tempo. Per quanto tempo? La nostra mente profonda lo sa perfettamente. Le sensazioni che libererà in noi ci diranno quando il tempo di una disciplina è compiuto.